Papa Francesco è stato categorico nei confronti dei mafiosi, dei grandi criminali, cioè non c'è, c'è scomunica, non c'è... Per un lungo periodo la Chiesa, non soltanto la Chiesa, anche la società civile, hanno avuto momenti di incertezza, di ambiguità, ritardi, confusione per quanto riguarda il problema della mafia. E mentre si affrontava giustamente, sacrosantamente, con decisione il problema del totalitarismo politico, del comunismo, c'era invece meno attenzione per la sacralità atea della mafia. E allora, come dire, la forza profetica della Chiesa alcune volte ne risultava appannata. Le cose cominciano a cambiare intensamente negli ultimi tempi. Prima Papa Wojtyła, che ad Agrigento grida con quella voce ancora potentissima che allora aveva, che i mafiosi devono pentirsi, che la mafia è un peccato sociale. Poi Papa Ratzinger, che dichiara la mafia incompatibile con il Vangelo. Ma ecco Papa Francesco, che è ancora più categorico, ancora più netto, ancora più drastico, ancora più definitivo. I mafiosi vengono scomunicati, per loro non c'è posto nella comunione dei fedeli. È il massimo dei massimi, è la pena più alta per un cristiano, e soprattutto è un monito alla Chiesa a farla finita con, come dire, le ambiguità, a considerare la mafia come peccato, la mafia come terribile problema politico-economico-sociale, una iattura, una disgrazia, un impoverimento per quanto riguarda i cittadini, i cristiani, e quindi qualcosa che va combattuto anche nell'interesse generale, anche alla ricerca del bene comune.